Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma, ventiquattresima giornata di serie D, girone F, si affrontano le prime due della classe, sarà battaglia tra Trastevere e Recanatese. La direzione, Trastevere in possesso adesso, Monni per Proia, si è allargato Corsetti, questa volta in posizione regolare, ingresso in area di rigore, Corsetti la sposta sul mancino, poi calcia Corsetti, alto sulla traversa. Si scatena Minicucci dentro per sbaffo. Ancora il capitano che allarga tutto. Insomma il cross deviato da Laurenzi. Scontro proia. Somma poi finisce giù. Attenzione si continua. Sopranzetti arriva il cross che attraversa tutta l'area. Poi pallone lì. Sbaffo rovesciata. Semprini para che la chiama a gran voce. La fa sua e poi mette in movimento Sopranzetti. Testa alta per il numero 4. Poi attenzione, rimane giù Urbietis. Protesta tutta. L'area canatese. L'arbitro va a parlare col guardialine. Undicesimo minuto. Cartellino rosso per Simone Monni. A sinistra. Quacquarelli si fa vedere finta il cross. Torna da Gianpaolo che vuole calciare. Giampaolo calcia, sopranzetti. Largo somma. Si fa vedere Minicucci, vuole andare al cross, lo mette Minicucci, sbaffo a terra, poi arriva il tiro e la rete del vantaggio della Re Canatese, a segno Matteo Minnozzi. Pallone ancora per il numero 8, che è anche il miglior marcatore del Trastevere, Giordani, Corsetti la spizza di testa ad attribuirsi questa rimessa intanto il pallone alto in area di rigore anticipo su Corsetti Crescenzo in area, in area doppia deviazione poi Corsetti ma si alza la bandierina cerca di arrivare su Marafini poi il pallone profondo Sbaffo lo alza Minicucci si impegna passa davanti a Laurenzi che forse scivola poi lo scontro arriva il fischio calcio di rigore in favore della Re Canatese adesso ancora qualche parola fischia il direttore di gara parte, sbaffo Semprini intuisce, ma è gol quindicesima rete per il numero 10 della Re Canatese e 2 a 0 il punteggio calciare, doppia deviazione allora sbaffo poi Minnozzi lancio lungo, attenzione a Minicucci. è molto veloce il numero 7, va a sfidare Laurenzi, ancora uno contro uno di Minicucci, che poi trova il passaggio per Rafa Raparo il 3 a 0 della Re Canatese con la firma di Marco Raparo. Pallone all'indietro da un'occhiata al cronometro, il direttore di gara e fischia tre volte, festeggia la capolista, festeggia la canadese di Mister Pesaresi che si impone con un netto 3-0 qui al Trastevere Stadium.